A partire da oggi, mercoledì 1 aprile, i cittadini fanesi colpiti dalla crisi economica determinata dalle misure di contenimento dell'epidemia per l'emergenza Covid-19 possono presentare richiesta per beneficiare dell'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità tramite voucher emessi dal Comune di Fano da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza convenzionati, il cui elenco verrà aggiornato e presto pubblicato sul sito del Comune stesso. Sono disponibili 322.000 euro, una cifra importante. Noi fra l'altro avevamo già come comune stanziato 50.000 euro perché avevamo visto che c'era una situazione, un'esigenza da parte di tanti cittadini che si vedevano la loro situazione peggiorata con questa crisi del Covid-19. Fortunatamente è arrivato a questa misura del governo che ci consente di essere più puntuali e di arrivare ad una platea molto più ampia. E questo per noi è un risultato molto importante. E l'altra cosa che voglio dire è l'invito al senso di responsabilità, perché queste misure andranno ad una prima fascia a persone che non devono fare nulla, devono solo aspettare perché arriveremo noi a casa loro. Poi c'è una seconda parte di cittadini che spiegheremo, che dovranno fare istanze e richiesta. Qui ci baseremo sull'autocertificazione perché vogliamo essere veloci. Faccio un appello al senso di responsabilità. Queste sono misure a favore di persone che sono in difficoltà. Come capita alcune volte, c'è chi se ne vuole approfittare magari autocertificando cose non vere per avere un aiuto di cui non hanno bisogno, perlomeno hanno meno bisogno di altri. Ecco, queste cose spero che non accadano. Quindi invito al senso di responsabilità, ma si sappia che noi a Campione faremo controlli importanti e se le cose poi non corrispondono interverrà la Guardia di Finanza. All'interno invece di coloro che presenteranno domanda, è una domanda molto semplice che abbiamo già formulato, anche oggi stiamo definendo e da domani sarà operativa, una domanda online, basta collegarsi a un link, ma è molto facile perché basta rispondere a delle domande e basta mettere delle spunte, sì, no, oppure si va avanti. Allora, in questo caso noi chiediamo, quelli che non conosciamo presentano domanda, il primo step è se hanno o meno, perché poi appunto siccome siamo nell'emergenza oggi, quello che conta è avere una liquidità oggi per poter spendere, per poter sostenere quelle spese che sono ritenute appunto necessarie, di necessità e di urgenti ed essenziali, come appunto la spesa alimentare o i farmaci, i beni di prima necessità. Allora, abbiamo deciso un livello per determinare la liquidità, che è quella, il saldo del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali di 5.000 euro, quindi sotto i 5.000 euro possono rientrarci coloro che fanno domanda e troveranno questa dichiarazione. Non ci debbono dichiarare quanto hanno nel conto corrente, ma se stanno sotto o sopra i 5.000 euro. Famiglie monoreddito oppure famiglie che non sono titolari di famiglie monoreddito che sono il cui reddito deriva da attività non subordinate, cioè tutte quelle attività che non sono legate al lavoro dipendente ma sono legate, che so, o al lavoro autonomo oppure ai cosiddetti contratti atipici, collaborazioni, lavori occasionali. Oltre queste, anche i nuclei familiari invece che non percepiscono alcun reddito. Queste due categorie, quindi monoreddito con contratti atipici e quelli che non percepiscono alcun reddito, che non abbiano avuto o non siano assegnatari di un beneficio pubblico, di un sostegno pubblico. Poi vengono gli altri nuclei familiari, sempre monoreddito, che hanno subito per effetto dell'emergenza legata al coronavirus un danno e quindi da lavoro dipendente sono andati in cassa integrazione o in mobilità oppure appunto licenziati e percepiscono, che so, la NASPI o altre forme di sostegno pubblico. L'altra priorità è privilegiamo i nuclei familiari con minori o all'interno hanno
almeno un componente disabile, quindi un soggetto, una persona diversamente abile. Siete rimasti su quelle cifre che ci avete presentato l'altro giorno, 150 sì. più 50 a componente? Sì. O... Abbiamo condiviso anche gli importi, cioè abbiamo condiviso, gli importi sono un componente solo in una famiglia, 150 euro, poi ogni componente aggiuntivo, 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro per i nuclei familiari che hanno 6 componenti, da 6 in su è sempre 400, quindi quello è il limite massimo.